Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Finalmente DJI ha rilasciato le SDK 4.16 anche per iOS. Questo cosa vuol dire? Che anche noi che usiamo dispositivi Apple potremo finalmente utilizzare applicazioni di terze parti per lui, il DJI Mini 2, per lui DJI Air 2S e per il DJI Mini SE. Quindi queste applicazioni di terze parti che potranno finalmente essere compatibili con questi droni anche sui dispositivi iOS ci daranno sicuramente funzioni interessanti, ma sicuramente l'applicazione più interessante di tutti, quella che veramente ci farà svoltare l'utilizzo del DJI Mini 2 per esempio, cioè veramente darà nuova linfa a questo piccolo drone di casa DJI, sebbene lui adesso è il più vecchio tra i suoi concorrenti, con queste nuove SDK e l'applicazione Maven, che è disponibile solo per iOS perché viene sviluppata appunto solo per i prodotti Apple, ragazzi, lui si farà un lifting di giovinezza. Guardate cosa potremmo fare con l'applicazione Maven su dispositivi iOS, cioè cose incredibili, funzioni davvero innovative, funzioni uniche e funzioni soprattutto inaspettate per il piccolo DJI Mini 2. Ci sembrerà addirittura di avere un drone completamente nuovo, perché sono davvero funzioni automatiche incredibili, roba da fare impallidire anche i suoi diretti concorrenti molto molto più giovani rispetto a lui, perché arrivati da poco sul mercato. Quindi aspetto che Michele Vagnetti, il programmatore di Maven, mi invii la versione beta, perché non vedo l'ora di testarla e di portarla appunto qua sul canale e descrivervela nei dettagli, perché questa, ragazzi, è davvero la svolta per fare diventare lui, il DJI Mini 2, ancora il re incontrastato anche dopo dell'arrivo di prodotti molto molto più giovani e innovativi dal punto di vista hardware rispetto a lui. Quindi ragazzi, spero che questo mio video in cui vi ho portato queste novità e queste anteprime riguardante il mondo iOS e le nuove SDK 4.16 rilasciate da DJI appunto per iOS, che ovviamente non erano ancora arrivate ma erano arrivate solo per Android, se questo mio video vi è piaciuto e vi è stato utile, lasciatemi un grosso pollice su, seguitemi su Instagram dove porto tante novità, anteprime, voli in FPV, spoiler di quello che arriverà qua sul canale, quindi seguitemi su Instagram. Sempre se vi va, iscrivetevi al mio canale Telegram Offerte per sostenere questo canale, dove posto tantissimi coupon sconto riguardante il mondo dei droni e della tecnologia in generale. Ma soprattutto ragazzi, iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdervi neanche un video, un volo, una recensione, un test, un tutorial novità. Ciao e al prossimo video. Yeah.